Ora Embrione è nelle mani dei Solar. Con la morte di Don Achille Carracci, la famiglia che gestisce il bar pasticceria si prende tutto. Elena, pur continuando a studiare, non riesce a prendere buoni voti e ancora una volta arriva in suo soccorso Lila che le dà una mano. Ma di nuovo la metterà in ombra quando tutto Embrione scoprirà a che punto la storia va avanti. Dopo lo straordinario successo del primo appuntamento, una settimana fa, questa sera l'amico geniale torna su Rai 1 alle 21:25 con due nuove puntate, Le Metamorfosi e La Smarginatura. Con due nuove protagoniste, Gaia Girace e Margherita Mazzucco, alle quali è affidato il compito impegnativo di fare breccia nel cuore del pubblico con la stessa intensità di Ludovica Maschi ed Elisa Del Toro, rispettivamente Lua e Lenù nelle prime due puntate, le attrici bambine che hanno dato vita alle due anime del vesello di Elena Ferrante, dal quale è tratta la serie diretta da Saverio Costanzo, realizzata da Lorenzo Mielli e da Marco Giannani per Wilzi e da Domenico Procacci per Fandango, in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment e Filmus. Un debutto seguito su Rai 1 da oltre 7 milioni di telespettatori, con uno share boom del 29,3%, un successo eccezionale per le due puntate d'esordio che hanno raccontato l'infanzia delle due ragazzine nella Napoli degli anni 50, il loro incontro, la nascita di un'amicizia che, come sanno tutti gli attori di Elena Ferrante, sarà lunghissima, solida e molto complicata. Gaia Girace, Lila, a 15 anni, è nata a Vico e Conso, in provincia di Napoli, studia recitazione da un paio d'anni. Elena Ferrante aveva chiesto espressamente che venissero scelte attrici non professioniste, per ottenere il ruolo ha sostenuto tanti provini, il primo nella sede napoletana della scuola di recitazione La Rivolta, dove studia. Margherita Mazzucco, Lenù, 16 anni, non aveva mai recitato prima del provino. Ha raccontato di aver tentato dopo che un ragazzo le aveva dato un volantino mentre passeggiava in strada, e dopo una prima selezione è stata convocata a Roma per il provino vero e proprio. Ancora una volta Lila aiuterà Lenù, ma di lì a poco la metterà in ombra. Cambiano le cose nel futuro. Dopo la morte di Don Achille Carracci il potere è passato nelle mani dei Solari, proprietari della pasticceria, e mentre nel rione cambiano gli assetti, qualcosa cambia anche nel corpo delle giovani protagoniste. Elena sta crescendo, le sue forme cominciano a somigliare a quelle di un uomo, cambia anche il suo nome, vorrebbe studiare e prendere voti migliori ma è confusa, distratta. Non riesce a concentrarsi e non ottiene i risultati che vorrebbe, né può condividere il suo stato d'animo con lui, che è finita a lavorare nel calzaturificio del padre e si fa vedere poco, convinta ormai che l'unico modo per non soccombere in un mondo violento, nel quale contano le famiglie potenti, sia quello di fare soldi. Eppure, anche se non va più a scuola, riesce a dare una mano a Elena, aiutandola a studiare il latino, e alla fine delle scuole medie lei diventa la più brava della classe. Sembra destinata a una carriera scolastica di successo, ma quando il maestro Ferraro decide di premiare i lettori più assidui della biblioteca, Lila prende l'ennesima rivincita sull'amico, vincendo inaspettatamente il primo premio, è lei ad aver letto tutti i libri della biblioteca del quartiere. Se il corpo di Elena cambia, la bellezza di Lila fiorisce e tutti i ragazzi del rione cominciano a ronzarle intorno. Perfino Marcello Solara, figlio di Don Silvio, bello, potente e pericoloso. Ma lei lo rifiuta in maniera decisa. Stefano Carracci, invece, si comporta in maniera diversa rispetto al padre. Elena, che non riesce ad accettare il modo in cui il suo aspetto sta mutando, si fidanza con Gino, un suo compagno di classe senza particolari qualità. Mentre continua a sognare l'amore di sempre, Nino Sarracone inizia a frequentare il ginnasio ma capisce che Lila resta il suo punto di riferimento, anche se più sfortunata di lei, costretta a lavorare ogni giorno con padre e il fratello. Alla fine, Lila accetta l'invito a trascorrere la notte di Capodanno insieme a Stefano Carracci, il figlio di Don Achille, che rispetto al comportamento del padre sembra voler dare un taglio netto al passato festeggiando in casa sua con tutto il rione. Una serata di festa durante la quale, tuttavia, Lila vivrà un episodio spiacevole.